Taranto, rotonda del lungomare, fiera del mare. Abbiamo visto già 24 e 25 febbraio approfondimenti e conferenze e ora proprio il momento clou, un evento che si è rinviato, è stato rinviato in una settimana per le avverse condizioni meteo. Io sono una persona molto ma molto libera, quando devo criticare critico, quando devo apprezzare apprezzo, proprio perché sono libero, non ho padroni, non ho appartenenze politiche che nazionali che mi costringono tra virgolette a dire una cosa quando non penso quella cosa. Certamente nella mia campagna elettorale, una Taranto senza Ilva, ho messo al primo posto la risorsa mare e ben vengano allora tutte quelle iniziative, quegli eventi che servono a promuovere il territorio, a valorizzare questa immensa risorsa mare. Che lo faccia l'amministrazione comunale, che lo faccia X, Y o Z, a me non interessa, a me interessa il risultato, valorizzare le nostre risorse. E nessuno può dirmi che ho cambiato idea, perché basta vedere tutta, lo ripeto, tutta la campagna elettorale, i miei slogan, quando io ho sempre parlato il vero oro di Taranto, il vero oro di Taranto che è appunto il mare. Ho anche detto che bisogna fare come le altre città italiane che valorizzano quelle risorse che hanno e sarebbe opportuno che questi eventi, eventi come questo, avessero una loro maggiore frequenza, una loro ripetitività e magari avessero anche una, come dire, un carattere magari permanente nei limiti del possibile. Qui si vede forte il legame della città di Taranto con tutto quello che ruota intorno al mare, dalle attività produttive al legame con la marina e io sento forte questo legame essendo peraltro figlio di sottufficiale di marina e nipote di ufficiale di marina. Ben vengano queste iniziative. Io ritengo che questo territorio debba vivere delle sue risorse naturali. Quando io ho sempre detto una Taranto senza Ilva è quella Taranto che deve vivere di mare, di sole, di turismo, di agricoltura e quindi queste iniziative non possono che rendermi felice e non possono che ottenere il mio plauso. Non è certamente una... come dire, una sviolinata all'amministrazione. Io voglio essere sempre me stesso e la mia funzione di rappresentare 4.200 cittadini è quella di volere il bene di Taranto e si vuole il bene di Taranto difendendo e tutelando la risorsa mare. Sono un uomo libero, libero di parlare nel bene e nel male. Non appartengo al partito del no a prescindere. Se l'amministrazione fa una cosa buona ha il mio massimo appoggio e plauso, se l'amministrazione fa una cosa negativa ha chiaramente il mio dissenso. Ma il mare, la fiera del mare, ecco, questa iniziativa mi rende felice di essere tarantino. Una splendida giornata, guardate che meraviglia, con questo sole sembra di stare in primavera, quasi agli inizi dell'estate e godiamoci questo mare. Taranto deve essere la capitale del mare, non la capitale delle ciminiere, è la capitale dei tumori.